Ecco, vedere questa bellissima immagine della Madonna delle Grazie qui con Padre Pio inginocchiato dinanzi a lei, ci fa toccare con mano la grande devozione che questo frate aveva per questa mammina del cielo, così come la pregava lui, come la invocava lui. E i titoli con cui Padre Pio si rivolgeva alla Madonna e che ci vengono richiamati da Fra Alessandro da Ripo Abbottoni nel suo testo Padre Pio e la preghiera. Ormai questo testo ci sta accompagnando sin dal 14 settembre e ci accompagnerà anche dopo, almeno per quest'anno, perché ci aiuta a capire meglio la figura, la spiritualità di Padre Pio da Pietrelcina. Bene, se noi prendiamo l'epistolario di Padre Pio e facciamo una ricerca delle parole, dei vocaboli con i quali lui si rivolge alla Madonna, bene, troviamo una serie di appellativi molto, molto teneri e che riflettono il fatto che Padre Pio sente la maternità della Madonna. Cara mammina, bella Vergine Maria, benedetta madre, tenera madre, dilettissima madre, celeste mammina, povera mammina. Vedete, quel diminutivo mammina, già quando noi lo diciamo sulle labbra, riferendoci alle nostre mamme, già riflette tutto l'amore che abbiamo. Figuratevi quando lo dobbiamo dire per la mamma delle mamme, che è appunto la Madonna. Ma questa tenerezza che emerge dall'epistolario di Padre Pio verso la Madonna non è una tenerezza soltanto umana, e tampoco è una tenerezza infantile, cioè i bambini chiamano la mamma mammina. No, è anche bello quando un adulto si rivolge alla propria mamma e la chiama mammina, e così faceva Padre Pio verso la Madonna. È una tenerezza che Fra Alessandro da Ripa Bottoni definisce, stupenda questo termine, una tenerezza teologica. Cioè, nei termini che abbiamo poco fa citato e ricordato, nel modo con cui Padre Pio si rivolge alla Madonna, vi è non solo il suo amore, ma anche il suo amore e la sua tenerezza per il ruolo e per, come dire, il compito che Maria ha avuto nel mistero della salvezza. Una tenerezza teologica perché, e Fra Alessandro da Ripa Bottoni spiega, perché per Padre Pio la Madonna è la strada che a vita conduce, Maria che ci porta al Figlio. È la via per giungere meglio al termine, ed è la strada, è la via che lo conduce alla salvezza. Sempre nel suo epistolario, Padre Pio, parlando del mese di maggio, che stava per iniziare, utilizza queste affermazioni: protetto e guidato da una sì tenera madre, chiedo scusa, rimarrò a combattere fino a quando Dio vorrà, sicuro e pieno di confidenza in questa madre, di non soccombere giammai. Parole che riflettono la piena fiducia che Padre Pio ha nella Madonna. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!